Marzia Emanuela, venite a casa, sentite. Tu da tua mamma, quindi tu da tua zia, dovete prendere esempio. Mamma è una donna di cristallo, una donna, un eroe, un'eroina, una donna meritevole. L'avesse dato un premio Nobel all'umanità. Hai capito? Un premio Nobel all'umanità. Ma perché? Che è successo? Che è successo? Niente, sto prendendo più in giro. Cioè, non sai niente, sono stato fuori a fare una crociera. Ah, ti sei divertito? No, sono stato 7 giorni fuori a una bella crociera con tutte le isole, le cose, la Grecia, bella mia moglie. E devi sapere, per allacciarci a quello che diceva prima le ragazze, appunto. Lunedì abbiamo conosciuto proprio l'ammiraglio della nave, il comandante, un bell'uomo con i capelli brizzolati, un uomo affascinante. Questo signore martedì ha sorriso a mia moglie in maniera accattivante, sa, mia moglie è una donna per bene, è stata al gioco. Mercoledì chissà addirittura ha strizzato l'occhio, ci ha invitato a cena, sa, un bacio a mano, proprio una corte spietata. Giovedì si era avuto proprio, l'ha regalata, ha fatto trovare dei fiori nella nostra suite, che io tenevo la suite fitta. Qui è una bella donna, tua una moglie. Bella donna, bei fiori. Venerdì chissà si è sbottonata proprio al Dolce Mio. Ha detto chiaramente, ha detto, signora mia, sabato mattina, approfittate che ero andato un attimo fuori, signore, sabato mattina, massimo sabato sera, se non fate l'amore con me, talmente che mi sono innamorato di voi che prendo la nave, l'affondo. Oui. E sabato che cosa è successo? Sabato che è successo? Mia moglie ha salvato la vita a 1800 persone. Sono fiero di mia moglie, sono fiero.